Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Editamente. E oggi, come vi avevo anticipato, entriamo un po' nel vivo del progetto. E infatti, come vi avevo già accennato la volta scorsa, in questo video vorrei ricostruire un po' gli ultimi decenni di storia dell'editoria italiana, per avere appunto un quadro un po' più chiaro per capire meglio su che basi ci stiamo muovendo oggi. Ovviamente il mio sarà un resoconto piuttosto stringato. Andremo a toccare i punti che secondo me sono più importanti per capire oggi su che basi appunto ci stiamo muovendo. Se volete insomma approfondire l'argomento, vi interessa, volete saperne di più, sono informazioni che trovate in qualsiasi libro di storia dell'editoria da cui io stessa ho preso spunto, ecco. E detto ciò, insomma, possiamo iniziare. Come vi dicevo, ho pensato di partire dal secondo dopoguerra, sia per non prenderla troppo alla lontana, ma anche insomma, per non rischiare di lasciare indietro particolari avvenimenti che secondo me erano importanti. Subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il desiderio di comunicare, di confrontarsi, di scambiarsi idee inizia a farsi sentire in modo piuttosto prepotente. E infatti sono gli stessi editori che si investono, di questo ruolo di rinnovamento culturale e politico del paese. E in questi anni nascono infatti tantissime riviste politiche, quotidiani, ma anche case editrici. Infatti, proprio ad esempio nel 1946 che Leo Longanesi fonda la sua casa editrice, la Longanesi. Quello dell'editoria è un settore che durante la Seconda Guerra Mondiale è stato fortemente penalizzato, sia a causa di danni materiali fisici in seguito a bombardamenti, ma anche a causa della censura imposta dal regime. L'immediato dopoguerra è un periodo abbastanza movimentato e di forte fermento culturale. Infatti, già dopo pochi anni il settore della narrativa vede un incremento del numero di titoli pubblicati. E infatti, ad esempio, nel 1945 la narrativa ricopre circa il 19% della produzione libraria, mentre già una decina d'anni dopo, nel 1957, arriva a quasi al 22%. Purtroppo però a questo clima di fermento e alla ricchezza di progettualità si contrappone una forte arretratezza da parte della struttura editoriale stessa. Infatti il mercato in questi anni è ancora estremamente ristretto, anche le industrie stesse sono molto arretrate per quanto riguarda le strutture e i macchinari. Quello del pubblico ristretto è forse il problema più grave. All'epoca, le cause principali sono da ricercare sicuramente nel periodo di difficoltà e di incertezza economica che ha colpito le famiglie, subito dopo la fine del conflitto e anche nell'inadeguato sistema scolastico. Infatti, sono ancora tantissime le persone nel paese, ad essere analfabete, persone che non hanno accesso al sistema scolastico o che comunque non portavano a termine il ciclo di scuole elementari, ma anche perché in famiglia non si parlava l'italiano, ma si parlava soltanto il dialetto, o perché magari anche chi per motivi di lavoro, dopo averlo imparato, non ha più la possibilità di continuare a leggere o scrivere in italiano. Nonostante queste difficoltà, però, il settore editoriale nel corso degli anni 50 si piazza ai primi posti come tasso di sviluppo. La capitale dell'editoria è sicuramente Milano e questa ospita anche nuovi nomi del settore editoriale, come ad esempio Bompiani, Giuffrè o Epli, il cui punto di forza diventano sicuramente la letteratura, sia italiana che straniera. Però la principale casa editrice italiana resta comunque Mondadori. Negli anni del boom economico assistiamo a diversi cambiamenti. Innanzitutto vengono modificate le strategie di marketing per la diffusione del libro, si creano nuove reti di vendita e nuove tecniche, ad esempio la vendita per corrispondenza, ma anche la vendita di volumi attraverso le edicole. In questo modo, infatti, è possibile tenere
sotto controllo i costi di produzione ed è possibile vendere un prodotto ad un prezzo più basso, facendo sì anche che il cliente venga fidelizzato. In questi anni, inoltre, le case editrici organizzano i propri libri in collane, infatti nel 65 nasce una delle più famose e longeve in Italia, che è quella degli Oscar Mondadori, una collana di libri tascabili, economica e popolare. All'inizio degli anni 60 inoltre si assiste alla riforma delle scuole medie, con la quale viene esteso il periodo di scuola dell'obbligo fino ai 14 anni, e in generale questo clima di maggiore stabilità economica vede qualsiasi settore dell'istruzione, quindi dalla scuola elementare fino all'università, in forte incremento dal punto di vista del numero di studenti iscritti. A partire dal 1970 e per i decenni successivi si verifica un fenomeno abbastanza particolare che viene definito come concentramento editoriale, e infatti all'inizio degli anni 70 vengono a mancare alcune figure di riferimento fondamentali, come ad esempio Angelo Rizzoli, Arnoldo Mondadori e Gian Giacomo Feltrinelli, e ciò porta a un periodo di cambi di proprietà, di fusioni, di scontri tra gruppi industriali diversi, insomma a una sorta di rimescolamento delle carte in tavola. Ma in particolare il settore si allarga anche verso altri media, come ad esempio i quotidiani e la televisione. In particolare si è consolidata una forma di mercato che noi oggi conosciamo benissimo, che è quella del mercato di massa. Infatti in questo periodo di stabilità economica si assiste a un notevole incremento dei consumi da parte delle famiglie e delle persone. Nonostante però tutti questi impulsi positivi, restano ancora molto poche le famiglie in Italia che leggono. Infatti sono più del 30% le famiglie italiane che non leggono né libri, né quotidiani, né riviste.